Ciao, benvenuto nel mio canale. Mi chiamo Daniele e ti voglio parlare di quanto speso per iniziare a fare Amazon FBA. Prima di tutto, se non sai cos'è Amazon FBA, sta per Fulfillment by Amazon, cioè spedito da Amazon. Se hai un prodotto o più prodotti, puoi decidere di darli alla logistica Amazon in Italia o in un altro paese europeo, Francia, Spagna, Inghilterra, e Amazon si occuperà di imballarli e spedirli ai clienti per conto tuo. Inoltre farà il supporto al cliente, si occuperà dei resi e soprattutto di fare arrivare i prodotti ai tuoi clienti, avendo una infinità di persone che visitano Amazon ogni mese. Io ho iniziato a fare Amazon FBA quest'anno, venendo da dropshipping su eBay, se non sai cos'è, ho dei video nel canale che se ne occupano. E volevo condividere con te le mie spese fatte per iniziare questo tipo di business. Ma iniziamo subito. La prima spesa è stato aprire un'azienda dedicata, perché ho fatto un'azienda specifica per Amazon FBA per diverse motivazioni, magari poi affronterò il discorso in un altro video, e il costo è stato di 60 euro per aprire una LTD in Inghilterra, perché io opero in Amazon inglese. Con 60 euro ho potuto prendere un indirizzo fisico e aprire l'azienda, perché se non lo sai, in Inghilterra la cosa è molto più veloce: in 24 ore puoi aprire un'azienda e puoi essere operativo. La seconda spesa è stata Jungle Scout, 61 euro al mese per 2 mesi, perché ci ho impiegato un po' di più per finire il lavoro di ricerca. Se non sai cos'è, Jungle Scout è un software che ti permette di fare analisi di mercato dentro Amazon per vedere quali prodotti puoi andare a vendere che hanno una buona domanda e una bassa competizione. La terza spesa è stata il GS1. GS1 è un ente europeo, se non sbaglio, o forse mondiale, che ti fornisce i codici a barre specifici per la tua azienda. Quindi ho dovuto sottoscrivere il piano annuale, che è circa 160 euro, dove mi danno 1000 codici a barre che sono indispensabili per andare a creare i tuoi annunci personalizzati su Amazon. Questi codici a barre sono unici per ogni prodotto, ogni variante, per ogni colore per esempio, e dovrai stamparli per metterli nei tuoi prodotti. Quindi la spesa è 160 euro annui, che dovrò rinnovare ogni anno. La quarta spesa è stata la registrazione del brand, del trademark in Inghilterra, perché ho registrato un mio brand personale da utilizzare nei miei prodotti, in modo da tutelarmi da eventuali competitor se vogliono utilizzare lo stesso prodotto con lo stesso nome sotto il mio marchio. E tra l'altro è indispensabile oggi un marchio per iniziare a vendere su Amazon listing unici, perché sennò puoi semplicemente affiancarti ad annunci già esistenti sotto altri marchi e ti toglie molta visibilità. Tra l'altro, creare un proprio brand ha diversi vantaggi, futuri e anche presenti, che magari approfondirò in altri video dedicati, perché il discorso è molto complesso e lungo. Registrare il brand mi è costato circa 195 euro. La spesa è una tantum, non dovrò più affrontarla, perché una volta che il brand è stato accettato e registrato resterà, non ricordo per quanti anni, mi sembra 10, e poi si dovrà andare a rinnovare. La quinta spesa è stata quella di Amazon Seller Central, perché per vendere su Amazon devi sottoscrivere un abbonamento che costa 35 euro al mese, in realtà 30 sterline. Ovviamente io ho operato sia in sterline che in euro che in dollari, ma per comodità vi metto i prezzi tutti convertiti in euro, così potrete fare i conti molto più facilmente. La spesa per Amazon Seller Central è di 35 euro al mese e l'ho pagata per 2 mesi ad ora, e siamo sui 70 euro totali. Ma andiamo un attimo nella spesa più consistente, quella dei prodotti. Il primo prodotto, su 3 che ho scelto, mi è costato 400 euro più 20 euro di etichette più 20 euro di spedizione nei magazzini Amazon, perché questo prodotto, a differenza degli altri due, l'ho preso qui dove mi trovo, in sede locale, non dalla Cina, per un semplice motivo: perché a causa del virus che ha colpito in questi mesi
tutto il mondo, le spedizioni erano rallentate e per velocizzare sono andato a scegliere un prodotto locale già presente qui. Quindi mi sono dovuto occupare io di inserire le etichette della spedizione. Ho preso circa 500-600 pezzi di questo prodotto alla spesa di 440 euro totale. Il secondo prodotto che ho preso mi è costato in totale 640 euro, l'ho preso dalla Cina, mi è stato spedito, al momento è in transito, mi sembra che è arrivato in Francia ad oggi, deve arrivare nei magazzini dell'Inghilterra, e la spesa è stata 640 euro, incluse spedizione e dogana. Il terzo e ultimo prodotto mi è costato 1256 euro, sempre preso dalla Cina, sempre incluso spedizione e dogana. Ho preso anche qua 500 pezzi e al momento è sotto produzione ancora e mi dovrebbe essere spedito durante questa settimana. Quindi la spesa totale si aggira a 2964 euro per aver iniziato a operare su Amazon FBA, anche se ancora non ho iniziato ufficialmente, quindi perché i prodotti sono in transito, alcuni prodotti ancora sono in fase di stoccaggio nei magazzini, inizierò a giorni, ma la spesa più o meno è questa, non si muoverà. Poi ci sarà il lancio del prodotto che mi costerà alcuni prodotti omaggio per poter lanciare il prodotto, ma questo non va a intaccare la mia spesa iniziale, perché dovrei essere in grado, se i conti sono giusti, di riprendere la spesa nel fatturato che andranno a fare questi prodotti. Quindi la spesa per iniziare da zero ad avere un settaggio completo di azienda, brand e tre prodotti mi è costato 2964 euro. Di questi 2964 euro, punto a fatturarne lordi almeno tra i 15 e i 20 mila euro, scusate, sterline, perché vado a vendere in sterline, quindi avrò un guadagno anche dal cambio valuta. Spero che i conti che ho fatto sono giusti per avere un buon margine di guadagno. Comunque vi aggiornerò, creerò altri video basati su Amazon FBA e sulla mia attuale esperienza, e vi terrò aggiornati su come stanno andando questi prodotti. Il prossimo video dovrebbe uscire o in fine settimana o la prossima settimana. Mi raccomando di iscriverti per non perdertelo, e se anche tu sei interessato a fare Amazon FBA, sicuramente troverai d'aiuto la mia esperienza e i miei errori e successi che avrò, in modo che potrai imparare da essi e cominciare anche tu. Ovviamente, voglio fare una premessa, puoi iniziare anche con una cifra minore. Io ho scelto tre prodotti per avere subito una varietà di prodotti, anche perché ho comunque il capitale disponibile. Se hai meno capitale puoi iniziare anche con meno, ma ritengo che la cifra minima per poter iniziare oggi sia intorno ai 1.500-2.000 euro. Meno non ce la fai, perché dovresti prendere troppi pochi prodotti o comunque saresti limitato. Al primo problema salteresti, perché non avresti abbastanza prodotti, andresti out of stock, andresti fuori stock, e non è consigliabile. Ma sicuramente ci sono delle strategie per poter iniziare con meno capitale. Reputo che 1.500 già potresti iniziare con un prodotto, se trovi il prodotto giusto. Quindi ti consiglio di iscriverti nuovamente al mio canale, di non perderti i prossimi video su Amazon FBA e seguire questo mio percorso che sto facendo per costruire questo nuovo business da zero. Spero di averti dato delle buone informazioni. Ci vediamo alla prossima. Ciao!